Buongiorno e buona giornata e buon fine settimana a tutti, cari amici. Facciamo in questo video odierno una sorta di riepilogo, summit, tra virgolette, tra Coppa Italia, Serie A, Olimpia Milano e Euroleague. È un piccolissimo accenno ad Abbia Blui, che però sarà protagonista nel mio video di domani. Partiamo quindi dalla Coppa Italia con le semifinali che si sono completate. Allora, Inter Milan 2-1, sappiamo tutti la lite, la rissa furibonda tra Lukaku e Ibrahimovic e l'espulsione di Ibrahimovic. Atalanta-Lazio 3-2 per l'Atalanta, un'espulsione per l'Atalanta. Juve-Spal 4-0, Napoli-Spezia 4-2. Ora le semifinali, quindi quella d'andata, Atalanta-Napoli il 3, qui ho stessi orari, ma non credo perché magari una gara sarà un orario all'altra all'altro. Quindi il 3 ovviamente giocheranno Atalanta-Napoli e Inter-Juve, il 10 una settimana dopo Juve-Inter-Napoli-Atalanta. Finale, leggo qui il 19.05, quindi a maggio. Bene, dopo la Coppa Italia passiamo alla Serie A. Questa sera anticipo Torino-Fiorentina alle 20.45 su Sky Sport Serie A. Altre partite della giornata numero 20, quindi la prima di ritorno. Bologna-Milan domani alle 15, Sampdoria-Juve alle 18, Inter-Benevento alle 20.45. Domenica, lunch match dell'ora di pranzo, Spezia-Udinese alle 12.30, Atalanta-Lazio, Cagliari-Sassuolo, Crotone-Genova alle 15, Napoli-Parma alle 18, Roma-Verona alle 20.45. Ovviamente ci ricordiamo tutti che e vedo qui il 5 febbraio Fiorentina-Inter alle 20.45. Stavo dicendo, ci ricordiamo tutti per quanto riguarda Verona-Roma, diciamo, l'errore fasullo della Roma che causò poi la vittoria a tavolino del Verona al Bendegodi 3-0. La classifica quindi vede attualmente in testa i diavoli rossoneri del Milan a quota 43 punti. Seguono Inter a 41, Roma a 37, Juve Atalanta 36, Napoli 34, Lazio 34, poi Verona e Sassuolo a 30, Sampdoria 26, Benevento a 22, Fiorentina 21, Bologna 20, Udinese 18, insieme allo Spezia e Genova stessi punti, Torino 14, zona retrocessione Serie B, Cagliari 14, Parma 13, Crotone 12. Bene, dopo questo. Allora, vediamo. Allora, ah sì, ecco, la regia mi pone davanti. Allora, ieri si è giocata dal turno 23 dell'Eurolega, la massima competizione internazionale di pallacanestro maschile, Olimpia Milano Zenit San Pietroburgo, valida per la 23ª giornata. L'Olimpia Milano ha messo dentro la quinta vittoria in altrettante partite, vincendo contro i russi per 82-76. Quindi a questo punto mantengono a fissa dimora al momento la terza posizione in graduatoria, piena zona playoff, seconda fase con 15 vinte e 7 perse. Nelle prime due abbiamo il Barcellona, il Barça 17 vinte e 6 perse. Invece seconda Zesca Mosca 16 vinte e 6 perse. Prossimo impegno per l'Olimpia Milano sarà il 5 febbraio in casa del Lyon Villeurbanne, che praticamente è 14esimo con 8 vinte e 14 perse. Però mi raccomando, caro Olimpia Milano, sempre attenzione a quello che fai.
un accorgimento piccolissimo sull'imminente pay per view, uno dei Big Four della WWE Royal Rumble che si terranno la notte tra domenica 31 gennaio e lunedì 1 febbraio, visibile a partire credo da luna su WWE Network per noi abbonati italiani. Ci sono anche poi le coperture dei risultati sui media di notizie del wrestling italiano e straniero ovviamente. Niente, ho letto questa mattina che praticamente, ovviamente sappiamo, il venerdì è giornata di Friday Night SmackDown per la WWE e domani, leggevo, si proveranno ovviamente all'opera. Ho letto soprattutto al femminile le risse reali perché ovviamente sì, non c'è il pubblico, c'è quello virtuale via Zoom che sistema usano loro, però bisogna fare una gran bella figura, non bisogna deludere. Quindi, come anche spero di non deludervi mai anch'io, nonostante diciamo magari nelle copertine non sono diciamo il massimo, però in questo ho preferito mettere quella della Coppa Italia. Quindi un buon proseguimento di giornata a tutti, come dice Lino Bembi. Noi ci vediamo domani, quindi per parlare un po' della settimana WWE e anche raccontare la card che sarà pressoché definitiva del Pay Per View Royal Rumble 2021. E dai, diciamo, una mia linea di pensiero, dei miei pronostici, e poi seguirò ovviamente il lunedì 1 febbraio una mia opinione sull'evento speciale che ricordiamo far parte dei Big Four. Quindi vi ringrazio per tutti, ci vediamo alla prossima e ciao!